Perché a parte dei scherzi, questi sono i playoff. Noi abbiamo fatto una gara veramente bruttissima, gara 1, forse anche questa era la chiave, non lo so. Solo voglio dire che questo che ha fatto la squadra è una cosa incredibile, perché abbiamo fatto una gara 2, forse una grandissima reazione di essere orgoglioso e di essere competitivo. Forse non abbiamo giocato molto bene il nostro pallacanestro ad Atene, anche a gara 2. E poi qua, gara 3, gara 4, vincendo chiaramente tutte e due partite, con un bellissimo pallacanestro, secondo me abbiamo fatto vedere che a parte di gara 1 strameritavamo questa qualificazione. Complimenti a tutta la squadra, allenatori, la società, veramente strameritiamo, secondo me, vivendo da dentro, strameritiamo questa qualificazione. Voglio raccontare un piccolo segreto fra noi, Nikos, mi avevi detto dopo gara 2 che sarebbe stato importante il pubblico, direi la risposta lo è stata. No, incredibile, come sentivamo dentro, ok, io sono solo 2 anni a Siena, giocando partite importanti di Eurolega, finali, ma come era oggi, anche a martedì, era incredibile. Ringraziamo tanto il pubblico di Siena, devono essere molto veramente orgogliosi di questa squadra, perché è una squadra, un nuovo ciclo, è una nuova squadra che ha fatto questo obiettivo incredibile. E do una promessa al pubblico che daremo di tutto di andare anche in finale di Eurolega. Siamo sicuri per ancora una volta l'outsider, ma alla fine questa squadra ha fatto vedere che ha prima di tutto carattere e poi anche qualità in pallacanestro. Dopo l'Olimpia, cosa è il Panathinaikos per te? Tante interviste. No, è strano quest'anno, veramente. Panathinaikos sicuro che è favorito, è una squadra che ha vinto 5 Euroleghe negli ultimi anni, sarà il favorito, ha superato Barcellona, una grandissima squadra, il favorito dell'Eurolega, ma noi andiamo lì prima di tutto per essere contentissimi di essere lì, ma poi anche di essere competitivi. Se è favorito come l'Olympiakos, siamo tutti contenti, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao.